Salve ragazzi e bentornati su The Binding of Isaac Afterbirth. In questo episodio diamo un pochettino un'occhiata alla Daily Run, che credo sia con Isaac diretta, e proviamola un po'. Per inciso, questa qui è la Daily Run del 22 novembre, perché effettivamente bisogna anche dirlo. Ovviamente iniziamo col classico setup di Ice. No, dobbiamo balzare Mega Satana. Glass Cannon, che io vorrei rirollare. Dark Bomb, sì, decisamente meglio. Vediamo se si c'era qualcosa di interessante qui dentro. Mosche e ragni rossi, no. Ho detto Mega Satana perché appena ho visto la chiave sul nostro al nostro seguito mi è subito dato il dubbio che dovremmo sconfiggere il grande Mega Satana. E quindi potrebbe essere un problema. Perché la run lunga è temibile, se si può così chiamare. Però vabbè, già che abbiamo iniziato con Dark Bomb, non è che sia malaccio. Centesimi. Il problema è che la run sarà veramente lunga. L'ultima volta che abbiamo fatto una run del genere siamo diventati veramente assolutamente potenti, però non so se Macmillan, diciamo, è così affidabile o magari ci farà run bastarde. Ad esempio abbiamo trovato il Glass Cannon, che poteva essere bello come oggetto, ma io francamente non mi piace per niente. Magari poi vado a vedere la daily run di qualcun altro e scopro che era l'oggetto della vita, però vedremo. Ok, qui potrebbe esserci la stanza segreta qua. Forse. Perfetto. Contiene pillole, quindi full health, è comodo. Bad gas e la cap, perfetto. Non avevo visto c'era il mercante, quello che dava parecchi soldi. Che non ha dato niente, ci sono rimasto malissimo. Piggy bank e una ricarica. La ricarica potremmo utilizzarla in caso ci capita qualcosa di figo dal boss. Peccato che non abbiamo i soldi. Che rosicata. Va bene, quindi Isaac contro Carestia. Che tanto a posteriori, ripensandoci, poteva essere che la maniera migliore per fare questa run fosse rirollare due volte l'oggetto e sperare che magari scappa fuori il super oggetto della vita rirollato due volte. L'unico modo però per rirollarlo sarebbe stato pure comprare quella batteria. Ci sono troppe incognite in effetti su sta cosa. Ok, non so come schivare questo. Perfetto. Carestia in questa stanza specifica è veramente un rotto di scatole non da poco, perché la sua carica diventa particolarmente rognosa e sta così. Non è che fa tutto questo grande spazio per schivarla. Poi quando fa così... Ah, posso usare questo per copertura. Perfetto. Uno. Due, due, tre, tre. Momento. Tra l'altro è ottimo aver trovato Dark Bomb al primo piano, che adesso significa che potremo iniziare a costruirci un piccolo ammasso di Eternal Heart e Ball of Bandage. Dicevo, possiamo cominciare a costruirci un piccolo ammasso di Cuore di Fede e quindi poter sacrificare abbondantemente questi per i fatti. Sarebbe un buon compromesso, però mi manca una bomba. Dove siete? Dai, uno è morto. Un danno preso. Quindi già la possibilità di ottenere un patto si è leggermente abbassata. Ok. Dai. Cosa l'ha danneggiato? Ma la chiave può far male? E non lo sapevo. Potrebbe essere stata anche una coincidenza, o magari ho visto un proiettile vagante che l'ha colpito, invece ero convinto che l'avesse colpito la chiave, però. E a proposito di chiavi, abbiamo trovato la chiave. Lì no. Io vorrei arrivare il più velocemente possibile alla stanza del power up per poterla rirollare, così che da avere più chance di ricaricare il dado e rirollare di nuovo. Batteria. Ok, ho già una chance di rirollare il col dado. Ok. Muori anche tu, ok. Dai. No, non mi fa danno. Perché siamo così perdonnoli? Cosa abbiamo ottenuto che ci ha reso così verdi? Non ne so, appena reso conto adesso che Isaac è così perdonno. Boh, mistero. È morto anche l'ultimo. Un'altra chiave ancora. Cosa c'è qui? Bob's Brain. Però qui non abbiamo bisogno di rerollare perché abbiamo la pratica. Il fagiolo. Non so come funziona qui la cosa. Se ad esempio raccogliessi il fagiolo, no? Che non voglio raccogliere, però per dire. E poi lo rideposito. Mi conta come oggetto, però poi posso continuare a rirollarlo, no? HPA. Allora, rirolliamolo. Technology, sì, dai, Technology 2. Perfetto.
prima di affrontare il boss, diciamo che me ne schiaffo direttamente a ricaricare il dato, quindi dovrei stare abbastanza a posto. L'unico problema sarebbe se abbiamo un patto, perché in quel caso non posso farlo facilmente e dovrei rullare forse. Vabbè, ci penserò quando sarà il momento. Non prima, non dopo. Dai, e il danno comunque si sente. Ok, stavo per far incastrare. Dai. Cioè, il danno si sente fino a un certo punto, perché abbiamo comunque un danno relativamente basso, essendo appena iniziato. Infatti abbiamo danno 1, perché la tecnologia abbassa il danno. Si ricorda sempre agli addetti ai lavori che la tecnologia abbassa il danno. Shop no. C'era un'altra strada? No. Che amarezza. E allora direi di usare il dado, perché in caso si apre il patto. No, volevo dire la batteria, così che abbiamo il dado carico in caso si apra il patto. E vediamo un po' cosa si cela lì dentro. Perché se in caso non ce l'avessimo avuta carica per riuscire a ricaricarla, il patto si richiudeva probabilmente. Comunque, Isaac contro mostro. Vediamo un pochettino. Io vorrei eliminare prima voi. Voi piccoli rompiscatole. Vi trovo ancora più fastidiosi da mostri che non mirano, perché almeno quando mirano so precisamente cosa fanno, mi vengono appresso e seguono uno schema preciso. Qui no. Ok. Tutti eliminati, adesso dedichiamoci ad uccidere il buon mostro. Dai, dai. È un pochettino lento, un aumento di danno non mi farebbe proprio schifo. Così come non mi farebbe schifo trovare qualche patto figo. Che so, anche la. Vabbè, è inutile incominciare a fare speranze, vediamo cosa ci propina qui. Dai. Anche perché effettivamente, dovendo arrivare fino a Megasatana, la potenza di fuoco ci serve per forza. O quello o diventare veramente immortali in altro modo. Dai. Dai, piccoletto. Ti manca poco, muori. Bravissimo. Allora, questa potrei voler rirollare, ma non è detto. Ma prima vediamo il patto. Brimstone. E Satanic Bible. Qui è un pochettino un'infamata, perché io conto di prenderle tutte e due. Allora, facciamo. No, la Satanic Bible non la posso prendere. Se prendo la Satanic Bible, equivale a dire che. Infatti, non mi ricordo neanche che oggetto c'era fuori. Allora, se io prendo il Brimstone. Allora, facciamo così. Tanto ho deciso già di donarti. Almeno. Dai, qualcosa dammi. Grazie. Ora io prendo il Brimstone. E visto che non voglio questi oggetti. Rirollo. Tanto il virus non lo voglio sicuro. E ho Conctrax from below, che francamente non mi disgusta. Al Brimstone è vero, abbiamo sia tecnologie Fear Shot e conto di non prenderlo. E sotto cosa avevamo? Se prendo il Fear Shot probabilmente muoio. No, preferisco non prenderlo. Ah, giusto, avevo questo. E che ci dà un Trinket, che è la ricarica più veloce, che mi va abbastanza bene. E un HP up, no? Esatto. Perfetto, scendiamo. Ho avuto un po' di dubbi in questo piano, per quello avete visto un po' rallentare. Catacombs 1. E abbiamo il Brimstone e. Tra l'altro è un'impressione mia o. È vero, abbiamo un danno molto basso, ci ho ripensato dopo. Il Brimstone fa poco e niente, credo qui, no? Infatti. Potrebbe non essere stata una buona scelta prendere il Brimstone a posteriori. Ok, se riesco a farlo saltare più in basso, tipo qui, mi farebbe il servizio pubblico perché, infatti, dicevo, mi può sfondare la roccia e darmi la roccia segnata. Continuiamo a cercare. Allora, la chiave ci può fare da scudo? Continuo a trovare utilità per la chiave che non sapevo avesse. Perfetto. Doppia Golden Key, quindi possiamo entrare dappertutto gratuitamente. Tra cui qui, che vorrei evitare. Prima, almeno vorrei prima trovare la stanza del power up, perché con la stanza del power up mi diventa tutto un pochettino più facile. È morto. Chiavi ancora. Ah, è vero, abbiamo Conctrax from below, per quello stavo ritrovando così tanta roba. Infatti dicevo, mi pare strano tutta questa ricchezza, se così vogliamo chiamarla. Doppie bombe, perfetto. E io però sto ancora cercando la stanza del power up. Anche perché con tutte quelle batterie che ci sono in giro posso rirollarla parecchie volte l'oggetto. Dai. Ok, qui decisamente una. Ma prima elimino i fuochi.
Elimino pochi fino a un certo punto, perché se elimino i pochi così... Vabbè, due bombe per quattro, sì. Uno. Due. Perfetto. Continuiamo a cercare... Ah, l'abbiamo trovata. E abbiamo trovato anche una bellissima roccia segnata, che contiene un non così bellissimo forziere, che contiene una bellissima chiave, che è un... Ok, Ludovico Technique, che con il brimstone potrebbe essere la figata della vita. Quindi la prendo. Esatto, perché abbiamo l'anello del brimstone. Ah, in più abbiamo Technology che punta a caso, quindi mi va benissimo. E direi a questo punto che... Ah, non l'ho rirollato ovviamente, perché lo consideravo un grandissimo una grandissima sinergia. E andiamo. Vediamo cosa si cela. A quel punto potrei benissimo farmi la... Ecco. In effetti avevo dimenticato un fattore abbastanza decisivo nella scelta di fare sta cosa. Ovvero che abbiamo abbassato il nostro danno a causa della... E muori. A causa della technology. Perché punta sempre di là? Ah, che c'è una troll bomb. Dico, a causa della technology abbiamo abbassato il nostro danno. Cosa che effettivamente è molto controproducente in questo... In questo senso. Vabbè. Ci possiamo far poco. Ah, andiamo prima nell'arena. Cuore di fede e trinket merdoso, ma veramente merdoso, quindi lasciamolo bello lì. Tu siamo fortunati, muori nel breve periodo. E chi è il terzo? Muori. Oh. Potrebbe essere difficile, perché se facciamo così poco danno... Non è una scelta così geniale quella che ho fatto. The Stars. O The Chariot. Non lo so. No, mi tengo The Stars, va. Anzi, mi tengo di Chariot per il boss, così controllo una teoria e poi vi porto di Starz nel piano successivo. Andiamo dal boss, che è... Policefalo. La mia teoria che volevo verificare era se uso di Starz... è di Chariot, no? L'anello rimane e sì, rimane. Perfetto. Buono a sapersi per il futuro. Allora, questo oggetto è un HP up. Di fatto non fa nient'altro, quindi io vorrei rirollarlo. Prima prendo l'Eternal Art, poi lo rirollo. Questo è anche un HP up, ma io ho abbastanza batterie per rirollarlo più e più volte, mi pare, no? Quindi continuiamo a tentare. Imperterriti. Non vedo la batteria a causa del brimstone. Dai. Finché non mi capita un damage up, perché è quello che voglio. Ma va bene anche la carne, eh? È un buon damage up, tutto sommato. Anche Squeeze, no, però Squeeze c'è solo due cuori di fede a quest'otto, perché non spariamo più comunque. I cuori di fede, ok, sono comodi e tutto, però se la nostra fire rate non importa, è inutile. Ok, ah no, sono dalla parte sbagliata, però no, qui effettivamente The Stars lo devo prendere. Quindi andiamo a prendere sta cacchio di batteria. Sì, aspetta, una run molto lunga questa. Ah, però ne avevamo due addirittura di batterie. Dai. Mi devo abituare al fatto che non ho... Ah, ok. Qui se cambio stanza... Ah, ok, se cambio stanza mentre premo il tasto per sparare, mi... Ecco, ancora peggio. Mi parte anche un raggio laser che rimane in quella direzione. Perfetto, buono a sapersi, perché almeno sì, ne posso abusare un pochettino di questa cosa. Vedete? Rimane così la cosa. Spero di non pentirmi di non aver preso Squeeze, però ormai l'ho passato, quindi ciccio. Dai, dai. Tanto è l'ultimo che ho. Dog, che è un HP up. Quindi siamo tornati presso a poco a quello che avevamo all'inizio. Anche se era un po' meglio quello che avevamo all'inizio, perché mi pare che oltre a fornirci un container di vita, ogni tanto spawnavamo... Come si dice? Spawnavamo... Parole mie. Sacchetti. Dark Bomb. Se hai qualcosa da darmi, dammelo qua. Un cuore di fede, grazie mille. Cosa c'è qui dentro? Bombe. Forse quella avrei preferito non prenderla. Però vabbè, fa niente. Non volevo prendere la batteria in realtà, il problema era quello. Poi problema. Che ci posso fare ormai? Continuiamo a cercare. Morto, morto, tutto morto. Devo diventare un pochettino più agile mentre schivo ste cose, cioè a usare il personaggio mentre... Cosa c'è qui? Niente. Morto, 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 morto. Questo tutto? No, qualcosa deve essere sopravvissuto, infatti.
Dicevo, devo diventare più agile a muovere il personaggio mentre evito eventuali altre minacce. Ok. Morto e morto e morto. 2 centesimi. Io vorrei trovare velocemente la stanza del power up, anche se a quanto pare è chiedere troppo. Sempre per il fatto che ho parecchie. Oh, chiavi, chiavi, chiavi. Dicevo che ho parecchie. A parte trovare la stanza del power up qui è inutile perché non posso rirollare niente. Cioè, rirollo, ma tanto non so già in partenza cosa c'era lì dentro. È molto inutile rirollare cose. Sì, dai. Cosa c'è qui dentro? Cuore di fede. Chi ti ci manda? Azzardiamo? Ma sì, azzardiamo, tanto, male che vada. Spendiamo una solata. Niente. Cosa c'è qui dentro? Ragni rossi. Eh sì, effettivamente avevo beccato la solata. Ora. Azzardiamo un altro danno qua? Non ci ha pagato neanche questo, però adesso possiamo andare allo shop, ma effettivamente che ci andiamo a fare se non sappiamo che oggetto possiamo prendere? Ok, ecco. Sui tante batterie e nessun modo per usarle perché. Implosi e tanti centesimi. E forse vale la pena andare allo shop per comprarci eventualmente un cuore di fede. O se ci troviamo Grid per trucidare Grid, perché a questo punto ci accomoda anche uccidere Grid. Tra l'altro io ho abbastanza deciso che andrò nella. C'è qualcosa in saldo. Ci azzardiamo? The Ladder. Ah, che è la scala, ottimo. E quest'altro invece era? Ah, la slot machine portatile, che non è valsa la pena, ma conto di rifarli sti soldi con parole mie. Col fatto che abbiamo tutta la roba che troviamo al doppia. The Star? Ah, abbiamo The Stars! Sono un imbecille. Cosa c'è qui dentro? Ah, ok, ci siamo rovinati tutto, forse. Ah no, vabbè, tanto non attacchiamo a caos grazie al. Alla ghigliottina di base è un po' un casino perché è difficile sparare, ma visto che non spariamo non è un grosso problema. Però a saperlo sarebbe stato un ottimo momento per. Oh, posso andare qui più, vero? Sarebbe stato un ottimo momento per avere a disposizione la. Per rirollare, sapendo poi era quello il power up, però non potevamo saperlo. Allora, io tornerei a prendermi la runa del passaggio. Che non. Che mi sa che sparo direttamente qui a questo punto. Sia mai che mi. Si sposta di un attimo, grazie. Sembra che mi avrà un passaggio per qualcosa di più figo. No, è il passaggio del piano successivo. E allora andiamo dal boss. Non abbiamo molto altro da fare. Abbiamo quasi finito di metterci la vita, praticamente. Abbiamo finito tutto. Abbiamo quasi cappato la vita. E direi che se si apre un patto con Satana, potremo anche azzardarci a prenderlo senza vedere cos'è. Non è detto che sia la cosa della vita, però. Justice. Soprattutto per dare a Dark Bomb quel cacchio di cuore e un altro Justice. Sempre per lo stesso motivo. Ottimo, tra l'altro siamo quasi tornati a avere i soldi necessari a prendere un altro oggetto allo shop. E andiamo a affrontare il boss, che è Gurdy, ovvero il boss che suga di più possibile da questa situazione perché è statico. Quindi io mi devo soltanto occupare di schivare i proiettili. Che con la ghigliottina potrebbe essere leggermente più difficile del solito. Lui muore da solo, spontaneamente e da solo, tranquillamente. Cuore di fede. Oh, range più tears up. Che aspetta un attimo a entrare perché. Lo volevo aspettare a prendere, però non sapevo cos'era. Un solo oggetto da un cuore. Prendiamolo. Ah, ok, c'è pure mamma che rompe le scatole. Dov'è? Dai. Perfetto. Che oggetto è? Il gatto a 9 vite. Che ci potrebbe aver rovinato la run. Abbiamo sprecato tanti di quei cori così a buffo. Vabbè, la prendiamo come se fosse un oggetto di cappi qualsiasi ciccia. Scendiamo. Questo è il rischio di fare i patti con Satana quando non vediamo la nostra stessa vita. Non so come funziona con. Vabbè, prendo un danno per entrare. La troll bomb la eviterei, ma non l'ho evitata perché. Come ho fatto a non subire danno uscendo? Non l'ho capito, ma fa niente. Oh, un Eternal Heart laggiù. Sarebbe carino potessi accederci tranquillamente senza rischi pesanti. Anche questa mi piace. Ah, posso prenderla, è vero. Allora, vediamo un po' cos'è. La temperanza la voglio far saltare in aria. E volevo in realtà il power up che poi alla fine ho preso, quindi l'ho ottenuto, che è il Pinkie Eye. Perché così possiamo.
mettere status su tutta la roba che viene colpita dal nostro anello di Brimstone, che non è male come cosa, eh. Vedete? In realtà, era veleno, mi ricordavo male. Io stavo parlando già dell'effetto freeze. Quella là mi sa la lente a contatto di mamma, però, che mette il freeze. Ok, roba. E soldi. Quindi ne vale la pena anche andare allo shop dopo. Però prima, power up. Che non riesco a vedere cosa sia. Concussive Tears non credo funzioni con il Brimstone, quindi riroliamo. E questo invece mi piace. Dovrebbe essere un orbitale che ci gira intorno. No, un orbitale. Perché? Ah no, si muove con noi, quindi praticamente sta al centro più o meno del nostro. Ok, carina. Non è la cosa della vita, ma ciccia. E vediamo cosa si c'era qui invece. Ok, la Sharp Plug. Che in realtà potrebbe essere comoda. Ma... Oh, Charged Baby non l'avevo proprio visto. Charged Baby mio. E poi rilog sì, riloggo. Rirollo la Sharp Plug. Perché potrebbe esserci qualcosa di molto più interessante. La Clessidra in realtà è fighissima, ma non il nostro caso. Ma intanto, prima mi occupo di trovare i soldi per comprare sta roba, perché effettivamente poi non me la posso permettere. Ok, la Blue Baby, l'amico di Blue Baby potrebbe essere stata non un'ottima idea averla presa, perché pensavo fosse un'altra cosa, dire il vero, quando l'ho presa. Pensavo fosse come il The Peeper che gira e si fa i fatti suoi. Ok, mettetevi qui sotto, prego, uno, due. Fuori. Grazie. Buono. Ok, questo lo detesto perché se ho mandato lontano così c'è il nostro anello di Brimstone e poi Dark Bomb ci spawna qualcosa vicino di pericoloso, è un po' una rottura di scatole. Continuiamo a cercare. Abbiamo dato il boss intanto. Ottimo. E poi. E se io non trovo nient'altro un pochettino ci rosico perché contavo di poter rirollare, di poter prendere l'oggetto allo shop. Niente. Vabbè, effettivamente ci sono almeno altre 2-3 stanze, quindi penso ho tempo per fare qualche reroll e cose così. Ok, stavo cercando di evitare una batteria che non vedevo. C'è mamma? No, sono questi qui, più. Rompiscatole. Perfetto. Centesimi e una chiave. E mi mancano solo 2 centesimi adesso. Cosa c'è qui? In realtà speravo di spendere tutte e due, devo essere sincero. Nada. Non invece sprecate e continuo a cercare. Morti, nemmeno 1 centesimo per pozza. Dai. Ok, a questo punto come mi ci avvicino? Ah. Ah, togliamo l'anello in mezzo che non ci capisco più niente. Faccio semplicemente così. Parecchia roba, ecco, nel mucchio. Devo solo stare attento quando riesco. E a posto. C'è 1 centesimo abbandonato lì, ma non mi va di rifare tutto il casino per prenderlo. Qui ci sono già entrato, sì. E ok, che altro possiamo vedere? Perché sto cercando di ottenere il più possibile da. Oh, mori. Perfetto. Sto cercando di ottenere il più possibile dal piano. Anche se probabilmente questo è un po' un controsenso perché mi farà finire in graduatoria bassissima per il tempo, però ciccia. Carino. Allora, se io magari sposto questo ti vedo anche qualcosa. Altra trollbomb. Soldi. È difficile raccogliere gli oggetti con questo. C'era anche la. Beh, dai. Mi sono fatto tutta sta strada, quantomeno mi faccio anche l'arena perché comunque dovrebbe essere un problema per noi. Ok, non capisco. Ah, è mamma? Morta. Ciccione in arrivo. Perfetto. E manca un turno, no? I cavalieri. Che effettivamente sono un po' sfigati perché noi con questo setup possiamo danneggiarli frontalmente in maniera proprio malsana. Ora, riandiamo allo shop, rirolliamo come se non ci fossero domani finché non troviamo un oggetto che ci soddisfa, poi ricarichiamo il dado e andiamo a affrontare il boss. Tanto abbiamo tante di quelle batterie qua dentro che non credo sia un problema. Abbiamo una pure qui. Alla shop, non riusciamo a entrare. Non so cosa sia, quindi preferisco non prenderlo. O faccio l'azzardo? Boh.
No, vabbè, magari ci sono degli oggetti che so per certo che sono carini. Ecco, il restock è uno di questi oggetti molto carini. Di fatto il restock ci permette. Che cacchio ho toccato qua? Non. Ah, l'ho presa per sbaglio. Vabbè, preferisco tenermi questo che so cosa faccia. Il restock fa una cosa molto figa in realtà. Quando compriamo un oggetto allo shop, lo sostituisce con qualcos'altro dello stesso tipo. Quindi, nello specifico, se avessimo avuto il restock e avessimo comprato un oggetto, nello shop sarebbe comparso un altro oggetto. Figo, no? Ora, boss, che è la maschera dell'infamia che effettivamente suca un pochettino da noi. Perché finché sta in questa fase e il cuore rimane lì bello, qui basta portarla. Ecco, tiriamo un po' al centro. Morto. E no, questa non la voglio nemmeno. E l'All-Stat Up invece sì, quanto ho di danno? Poco però. Magic Mush, dove sei? Ok. All-Stat Up ci ha portato il danno a 3. Io ora vorrei ricaricare il dado prima di scendere, perché almeno ho tante di quelle batterie, non è che mi costa niente fare sta cosa. Purtroppo la ghigliottina ovviamente ci sta facendo un casino in mano, eh. Io non ci sto capendo niente come ci stiamo muovendo con Isaac. E ok. Arcade. All'arcade io vorrei far saltare in realtà un po' tutto. Non più per il vecchio motivo, ma proprio perché dovremmo ottenere più roba. Ok, la cap. Lui va lì a fare i suoi casinetti belli. E mi spiace, tu sei morto. E abbiamo ottenuto la testa di Isaac, che credo a questo punto non ci serve. Non riesco a prenderla, tra l'altro. No, spara lacrime normali, non mi serve. Non mi ricordavo se emulava le nostre lacrime. In caso avremmo avuto un famiglio che sparava brimstone. Scusate se è poco. Entriamo qui perché comunque ho vita massima, quindi in qualche modo riesco a riottenerla sta vita dentro il piano. Ok. E mo come famo? Ah, io metto qua. E poi vi uccido tutti quanti con calma e dedizione. Fatto e fatto. Mi sono incastrato. Grazie ghigliottina, guarda, sei proprio la cosa che mancava in questa run per aggiungerci un po' di pepe. The Moon. Che sono due bombe e un Magician che non mi serve. E The Ward che lo sparo subito. Almeno vado un po' più veloce. Ecco. Mo che volete combinare voi? Contro il mio possente Brimstone circolare fa cose strane. Cosa c'è qui dentro? Full health. E può essere comodo in realtà da tenersi. La cap. Oh. Full health me lo porto anche se abbiamo pochissima vita rossa, però sempre meglio averlo che non averlo, come si suol dire. Ok, sono morti spontaneamente senza che facessi niente. Soldi, soldi, soldi. Tra l'altro adesso i soldi sono molto più importanti perché potrei spenderci Continuum, che non mi serve a niente con questo setup, quindi lo rirollo. Sciupa de Up che serve ancora meno, però lo prendo e lo rideposito. C'era una batteria da qualche parte? Ancora no. Ma conto che qualcuna spawni prima o poi. Ok, penso ci sia mamma in questo piano. In questa stanza? Dai. Morto. E morti anche i tuoi belli ragnetti. Cosa c'è qui dentro invece? Oh, la Sharp Plug che non riusciamo a toglierci. Abbiamo addirittura due oggetti, quindi sono due oggetti che verranno reload. Faccio un po' un azzardo, mi prendo la Sharp Plug che è in saldo. Se riuscissi a prenderla. Dicevo, se riuscissi a prenderla. Best Friends Forever potrebbe essere carino, però non credo di aver famigli che poi scarino qualcosa dall'averla. Quindi Sharp Plug mi fa prendere un danno. Ah, non si può usare? Ok, l'ho presa a vuoto, quindi col dado non si può usare la Sharp Plug. Vabbè, fingiamo che vada tutto bene, tanto per cambiare. Ok, mettiamo una. È molto confusionario, eh. Magari voi vedendo il video pensate che per me sia più facile, però è molto confusionario. Questo dovrebbe essere Fate Reward, che è un famiglio che praticamente ci segue e spara nella nostra direzione. Più o meno come l'incubus di Lilith. Praticamente ci segue e emula le nostre lacrime. Perfetto. Morite tutti gentilmente. Perché siete bloccati? Ho un po' di perplessità sui vari power-up che ho ottenuto, eh. Ah, se vado giù non credo di poter. Vabbè. L'asso di spade. Quello mi pare che sia un lack up, quindi non ne vale la pena. Torniamo su. E vorrei ricaricarmi il dado più che altro.
Sono passato da un piano in cui avevo tante di quelle cariche da non sapere più che farmene, a un piano in cui effettivamente non ottenevo niente da quel punto di vista. Ok, è un casino. A posto. Esploriamo in queste altre direzioni. Mi dispiace, ma tu stai per diventare mio. E un cuore rosso che potrebbe diventare un cuore blu. No. E qui non abbiamo nulla da ottenere, quindi lasciamo perdere. A posto, non sto ottenendo quello che volevo, ovvero delle ricariche per parte qui. Fuori, fuori. Ho sparato un cuore di fede che in gran parte è andato sprecato. Ok, niente. Che solata. Non so neanche se mi bastano le cariche per urlare dal boss. Ecco, sì, mi bastano, ma giusto grazie al boss stesso. Perfetto. Oh, è un buon penny che dovrebbe darmi una bomba ogni volta che raccolgo un penny, però non credo che mi serva. E a proposito di bombe, penny e quant'altro, abbiamo ancora la stanza super segreta che potrebbe tranquillamente essere accanto dal boss, così che mi sbrigo pure. Ovviamente distreggiarsi mentre si controlla un corpo così maldestro è un casino. Però l'ho già detto 82 volte, quindi non credo ci sia bisogno di dilungarlo. A posto, a posto, a posto. Tra l'altro siamo a 28 minuti, siamo ancora a Necropolis 2, che è mamma quindi il boss qui. Vabbè. Comunque io ho deciso che vado alla chest nella speranza di potenziarmi un pochettino di più. E no. Dove può essere allora? Vabbè, lasciamo stare la stanza super segreta e andiamo. Quindi abbiamo finito anche l'utilità dei soldi. Perché non possiamo più guadagnare altri soldi. Cioè, non possiamo più avere altri shop. Quindi il restock è stato praticamente inutile. Questa cosa mi dà molto fastidio, perché avrei potuto prendere roba molto più interessante per... Non ci avevo pensato che ero già così giù. Ok, abbiamo trovato la stanza super segreta. Che contiene il Pulse Worm, che non so se funziona insieme. Potrebbe essere una figata. E... Potrebbe, però è una bella parola, potrebbe essere una figata. No, preferisco che avveleni. Potrebbe essere stata una cazzata aver preso questo, però... Se prendo quell'altro e poi scopro che non serve a niente, no, non ne vale proprio la pena. E andiamo. Ah, Isaac contro mamma. E tra l'altro è mamma rossa, quindi... Vi stavo già dicendo, dovrei stare tranquillo. Pensare solo a schivarla. E il grosso, praticamente, dovrebbe far la lacrima. Ok. Dove sei? Qui? Lì? Se mi struggi quella roccia sarei più tranquillo. Perché è più facile schivarti. Dai, dai, dai. Morto. Allora, patto con Satana e negativo, ma... Ah, non possiamo andare alla cesta. Già sto dicendo, ho deciso di andare alla cesta e non si può andare alla cesta. Vediamo cosa offre Satana. Offre Krampus. Cosa che effettivamente non mi dispiace, perché con Krampus ho una buona possibilità di rirollare quello che voglio. Non volevo la testa di Krampus, la prendo giusto per il conteggio. La rimetto... Dove sei? Qua. E provo a rirollarla. Kimpi. Che francamente è la miglior cosa che mi poteva capitare. Dove sei? Io volevo prendere una di queste pillole e vedere cosa è. Health down. Questa non era una bella cosa. Comunque, prendiamo sto cacchio di cuore di fede e con Gimpy, che ci fornisce altri cuori di vita, scendiamo. Purtroppo abbiamo finito l'utilità degli shop e quant'altro, e un po' mi dà fastidio, però ciccia. Altro cuore di fede, Fissura penso che non puoi sopravvivere a questo sbarramento di colpi. Loki, sei un po' fregato pure tu. Perfetto, chi è il terzo? Chubb. Ah, tra l'altro posso sfruttare anche la mosca per... sono un cretino, avrei potuto prendere Big Best Friends Forever nel piano precedente per sfruttare la mosca così faceva più danno. Vabbè, ormai, a posteriori inutile starsi a fare sti casini. E cerchiamo. Vi ricordo che qui non ho più problemi tipo shop, stanza del power up. Quindi, francamente, come trovo il boss ci si fa subito. E credo... vabbè, tanto ho appena scoperto che non posso andare dove volevo andare, ovvero alla chest. Le chiavi le stavo tenendo per quello, ma che ci faccio ormai con tutte queste chiavi? Morti. E li metto qua. Bello. Ho appena detto che non mi servono le chiavi e trovo altre chiavi. Ma vabbè.
Dai, tanto non potete resistere a sta cosa, sono sgravo, c'è poco da fare. Ecco, a proposito di sgravità, che così si può chiamare. Mi sono sbrigato a correre lì perché altrimenti avrei preso danno prima di capirci qualcosa. Perché non potevo vedere dove mi trovavo. Ho dei cuori blu tralasciati là dietro, ma penso di che ne spawnino altri prima. Non mi va neanche di tornare indietro. Ok. Nada. Nada fino a un certo punto perché qui sono tutti morti. Hai qualcosa da darmi? No. Cos'è tirchio? Morto, 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 morti, morti. E sei rimasto solo tu, Riccio. E mi ha spawnato il cuore di fede che pensavo. Beh, non serviva a tornare indietro. Penso sei morto anche tu. Centesimi che saranno perfettamente inutilizzati. Io tremo al pensiero di quello che dovrò combinare. Ecco, qui. Qualche altra cosa dovrò combinare nei boss fight in cui devo stare attento a dove mi trovo, perché così non ci sto capendo, non ci capisco mai. Ecco. Anche questo non aiuta, penso che preferisco far così. E prendere tanto danno piuttosto che. Ho preso una cifra di danno, ma preferivo far così perché non capisco dove mi trovo. E forse torno a prendere cuori di fede. Devo decidere. Vediamo. Boss. Ok. Non ci stavo capendo più niente nemmeno qua. Vediamo cosa otteniamo dal boss. E poi ne riparliamo. Tanto dovrei poter tornare indietro a recuperare la batteria per rirollare il power up in caso. Quindi. Oh, The Bloat, mi dispiace per te, ma sono con un setup che di fatto mi rende abbastanza immune alle tue infamate. Quelle grosse, non il dannetto che mi puoi prendere. E cosa mi dai? Il ciuccio. Il ciuccio mi dà, mi stringe e mi dà una. Un cuore di fede, non mi interessa. L'Old Bandage. Mi dà due cuori normali, potrebbe essere interessante, ma credo che non mi interessa neanche questo. Però, già che ci sto, torno indietro comunque per rirollarla di nuovo. Ho preso un Eternal Heart perché. Perché comunque ho tutti quei cuori di fede. Se arrivo a perdere l'Eternal Heart vuol dire che sono morto. Diciamocelo chiaro e tondo. Ok, dov'era? La batteria è lì, però il coso è ancora più lontano. I cuori di fede. Quindi la batteria è qui, come mi aspettavo. Spero che scappi fuori qualcosa di interessante dai cuori di fede. Oh, ah, mi devo ricordare pure di prendere quello mo che torno. Nada. E ok. Ah, ce n'erano due addirittura. Perfetto. Comunque, dal punto di vista di vita, dovrei recuperarne parecchia tra Darkbomb e Gimpy. Darkbomb lo fa praticamente convertendo cuori rossi in cuori blu, mentre Gimpy lo fa semplicemente per puro masochismo quando pecca danno. A posto. Dai. Dai, veloce. Tanto stavo pensando che boss fight come quelle di Isaac e di Blue Baby, in cui stanno nella fase 1 e 2 stazionari, potrebbero essere quasi automatiche con un setup del genere. Placenta. Vabbè. No, rigenerazione è sempre a KP up. Purtroppo non potevo rirollare ancora, se non l'avrei fatto. E scendiamo. E siamo nel grembo numero 2, mi pare, no? Sì. Per forza di cose, stavo nel grembo 1 prima. In effetti. È il giornale in cui uno dice le cavolate. Ci stanno. È che per prendere quella bomba sono invecchiato di 5 anni. Last. Last. Morto. E questa era conosciuta? Puberty. Quindi non fa effetto. Oh, morite. Gracias. E ok, qui probabilmente verrà spawnato un cuore di fede. Sono abbastanza confidente. Addirittura 2. Ottimo. Così posso tornare a recuperare vita. 1, 2 e The Haunt. Come stai messo? Beh, non molto bene in effetti, eh. Ma questa era addirittura la strada sbagliata. Che rosicata. Vediamo un po'. Tanto siamo full vita praticamente. Potrei anche valutare di buttare il dado appena trovo un oggetto migliore, perché a questo punto. Pochi oggetti possiamo riollare, io me lo sto tenendo nel caso della chest, ma la chest non conto ci sia qui, quindi. Ok, riuscirò a far saltare questi oggetti? Non sono sicuro. Ok. La scatola che ho usata qui dovrebbe darmi i soldi o cuori di fede? Ah no, posso rirollarla la scatola. Momento. L'unica utilità che ho ottenuto per
per il dado. La scala, se non mi ricordo, da arrivati al grembo. Ah, ok, no, questa non mi interessa. Non mi interessa, ho detto. Arrivati al grembo mi pare da tanti soldi, ma non ci faccio niente. Oppure da cuori di fede e soldi. Però non mi serve in entrambi i casi. Allora, c'è una cosa. Innanzitutto cerchiamo di uscire qua e ricaricare il dado. Poi valuto se usarlo o no. Dipende da quello che mi droppa il boss, perché se lo uso contro qui, se lo uso per rirollare la scatola, non posso rirollare il power up del boss. Mica peraltro. In base a quanto è utile ciò che scapperà fuori dal boss, decido. Ok. Preso e andiamo. Ah, un cuore nero? Da dove l'ho preso il cuore nero? Mistero. Affrontiamo il boss, che è ovviamente Eclipse. Il cuore nero perso subito, istantaneamente praticamente. Ok, e qui sarà un casino schivare, come ho detto prima, perché non capisco effettivamente dove mi trovi. Come sarà un casino schivare anche Isaac a quel punto. Ah, è morto, non me ne ero neanche accorto, però effettivamente abbiamo ucciso Eclipse. Niente, allora recuperiamo il tutto. Ah, è vero, non mi dà niente Eclipse. Mi sono fatto tutti i discorsi per niente, allora rirollo subito la scatola. Non mi ricordo. Ecco. Quando uno si basa sulla propria testa, fa casini. Allora, intanto prendi qui. Bam. E dammi sto bel cuore nero. Che ho preso? Sì. Poi rirolliamo la scatola e ci dà Infestation, che è veramente comoda perché la capacità di spawnare orde di ragni non penso si possa battere in questo modo. E recuperiamo anche sto cacchio di. Dov'è? Di cuori di fede. Sono due. Comunque, beh, effettivamente. Forse Macmillan ha pensato a questa daily run proprio su un, in un contesto di. Vediamo se ci capisci qualcosa. Ah, io vorrei togliermi dalle scatole questo. Almeno capisco dove. Ecco, il mio corpo è importante, dov'è non la testa. Perfetto. Abbiamo quasi tutta la vita, direi di scendere. Ci manca Sheol e la Dark Room. Però nella Dark Room credo che possiamo andare direttamente da Mega Satana ignorando completamente il resto del. Ok, Loki. Tanto adesso iniziamo a spawnare anche ragni blu, quindi abbiamo una fonte di danno alternativa, se così vogliamo chiamarla. Non mi ricordo però ogni quanto spawnano i ragni, cioè se spawnano ogni tot colpi fatti, se spawnano a nemico ucciso, se spawnano. Cos'è questo? Rib of Greed, Feel Greedy. No, oh no, la zecca non la voglio. Ecco, questo specifico. Questa specifica stanza è un casino. Perché? Perché se adesso passo e nella confusione prendo la zecca, non la posso più liberare. Non posso più liberarmene. E non. Prendiamo sto. Perché non potrei scappare col centesimo? Oh. Forse. Perché? Oh, ci sono passato sopra, a meno che non sia un effetto del Rib of Greed, forse è colpa di questo? Ora posso prenderlo? No, non me lo fa prendere. Mistero, per me è un mistero perché non mi fa prendere quel centesimo. Sentitevi liberi di rendervi meno ignorante da quel punto di vista, perché per me è una cosa che non concepisco. Muori, 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 bravo. Cosa c'è qui? Niente. Ah, è un vicolo cieco. Purtroppo un po' tendo a confondermi. Oh, non ancora un fall, un The Fallen. Ci dovremo affrontare tipo un'altra volta entro la fine del piano, quindi magari un pochettino di distanze, no? Quello non so cos'è, però preferisco ancora tenermi l'avvelenamento perché per boss fight lunghe come. Cerco di confidermi questo. Per boss fight lunghe come quello di Mega Satan, ad esempio, potergli mettere uno stato salterato. Penso paghi più del. Ok. Batterie come se piovessero. Steven. Salve. Oh, quanti Steven? Ok, sto cercando di destreggiarmi tra tutti quanti questi bambini. Ok, dov'è? Dai, 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 dai. Ah, quindi tu sei uno Steven piccolo senza il suo Steven grande. Ho fatto un po' di casino qui, non ci sto capendo niente. Ah, i cuori li hai presi già? Dark Bomb? Bravo. Arena. Ma chittese. Letteralmente, perché per un forziere
grigio, proprio non c'è, è grigio, un pensiero normale non ha molto senso. Tanto sapevo che un danno lo prendevo da questi, che non sono abbastanza veloce per... E anche se fossi abbastanza veloce non ho abbastanza coordinazione in questo momento per schivarli a dovere. Nada, eh. Allora, l'unica cosa che mi consola al combattere contro Fistula è che comunque, se io mi dovessi mettere tipo al centro di questo pratico... Oh, grazie per fare di questo pratico anello, non credo che siano in grado di ferirmi, perché muoiono prima, i singoli pezzi hanno troppo poca vita e non potrebbero raggiungermi, credo. Uno e due. Ah, le monete le posso prendere a quanto pare. Perché quella specifica moneta non potevo? Mistero. Abbiamo trovato il boss. Che ovviamente sappiamo già chi sia, perché a Sheol non è che c'è il boss a caso. Cioè, può essere solo un boss. Ah, ok, non ti trovavo, mica, peraltro. Non è che mi vorresti dare un ultimo cuore di fede? Grazie. E andiamo a affrontare lui, ovvero Satana. Se mi metto qui, tra l'altro... Messo tipo così. Dai, 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 dai. Poi in questa fase lui rimane perfettamente immobile, quindi basta semplicemente concentrarsi sullo schivare. Ovviamente a quanto pare non mi sta riuscendo molto bene lo schivare. Ok, danno, danno, danno. 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 Morto, meno male. Temevo di prendere più danni di quanto fosse necessario. Così però un po' ci rosico. Perché ho perso parecchia vita. Ok, Dark Bomb. Non è che mi possa dare un bel cuoricino. Grazie. Adesso ne mancano soltanto altri 4 e sono in pari. Scendiamo. Spero che la prima stanza della Dark Room mi paghi qualcosa. Perché effettivamente qui ci sono 4 scrigni. Allora, mettiamoci in maniera che riesca a vedere cosa ottengo. Testa di gatti. Che posso riusare altri ragni. Pillole contengono le Chariot. Scusatemi un attimo, non ci sto capendo più niente. Allora, la testa di gappi penso sia virtualmente inutile adesso da avere, quindi io prendo il dado e la rilollo. Ecco, CC Loglanks che mi spona altri ragni mi va molto meglio. Contando che il danno nostro medio è decentemente alto, decente, cioè non, è quasi nella media, però. Per quello ho detto decentemente alto. E non alto. E tanto muori. Grazie. Se mi spawnassi Suicide King, questa potrebbe valerne la pena. Però non adesso. Suicide King farebbe una cosa veramente figa. Ovvero, ve la spiego a voce. Noi moriamo ma spawniamo una cifra di oggetti. Però perderemo tutta la vita. Cioè, potremmo farla soltanto visto che resuscitiamo in quanto... Abbiamo 9 vite, però perderemo comunque troppo. Cioè perderemo, risusciteremo con un cuore solo di vita. E non è, va bene. Dai, muori. Muori The Gate. Perfetto. Tra l'altro ho visto che hanno messo una variante di The Gate. Che l'ho vista in un video dello Zetto, che è veramente infame in maniera malsana. Spawner di ragni. Ok, non ti avevo neanche visto, troppa roba su schermo. Decisamente troppa roba su schermo. Allora, bombe, bombe. Io in realtà sto girando sperando di riuscire a aumentare la mia vita, però non credo sarò così fortunato perché non ci sto capendo un accidente di quello che devo fare qui. Forse qua. Oh, il serafino. Che credo spari Brimstone. No, ho detto una cavolata, quindi spara normale. E questo non so minimamente cosa sia. Il piccolo Gurdy. Ok, abbiamo parecchi amici quindi da aiutarci in questa impresa. Non che questo la renda molto più abbordabile di quanto era all'inizio, però. Ah, ecco il gigafagiolo. Ecco, questi sono casi da rirollare. Abbiamo Bloodlust, quindi il nostro danno aumenterà esponenzialmente da solo. Ah, perché vi ricordo che nella chest, no, nella chest, nella Darkroom, dentro i Forzitossi è molto probabile trovare oggetti. Se non sicuro, no, non può essere sicuro perché nel primo coso non abbiamo trovato oggetti. Vediamo un po' cos'altro possiamo combinare. Dai, morite. Mori The Haunt. Perfetto. Ottimo lavoro, ragazzone. Ah, tra l'altro, se dovessi arrivare veramente ad aver poca vita, ma poca vita, io mi faccio remore a uccidere il. Ah,
usare Suicide King per ottenere altri oggetti ancora, eh. Non sono così schizzinoso da... Potresti darmi qualcosa, Dark Bum? Grazie. Meno male. Continuiamo a cercare. Adesso abbiamo una bella ondata che credo mi stia facendo rosicare parecchio di non aver preso Best Friends Forever prima, perché altrimenti sapete come stavamo messi qua. Spaccavamo il parecchio. Ok. Qui c'è l'acqua santiera che non ho preso sufficiente perché speravo di poterla rirollare. Oh, perfetto. Pip, The Peeper. E Big Fan. Big Fan la voglio. Quindi la prendo. The Peeper un po' di meno. Però The Peeper è comunque più utile dell'acqua santiera, quindi. Perché almeno Gironzolando può far danno a buffo alle cose. 1, 2, 3 e 4. Oggetti? No, eh. Ecco, tra l'altro ora ho fatto un piccolo errore perché sarei dovuto tornare indietro a rerollare l'acqua santiera al posto di venire qua a fare. A ottenere niente, perché questa qua è una carica poi sprecata per il lato. Muori, perfetto. Dai, Dark Bum. Nada, eh. Dai. Dai, vediamo che mi dà il posto dell'acqua santiera. Il magnete. Non mi ricordo neanche qual era l'oggetto originale, eh. Però sicuramente era molto più utile del magnete. Morto e chiavi e cuori. Ah, mi ha dato un cuore nero, grazie. Nada. Policefalo potrebbe essere un problemino, perché ce ne sono quattro più che altro. Che ne sono appena diventati di meno, però è comunque un problema. Soprattutto se non mi dai roba interessante. Ah, però mi ha dato effettivamente due batterie. Che significa che posso rirollare almeno oltre due volte l'oggettino che sta là sotto. La famosa batteria. Ok. Vediamo quanto duri. Carestia. Niente. Sto allungando molto il brodo, probabilmente, voi direte. Che boss ci sta qui? Ah, non ti vedevo morte, senza offesa. Che ovviamente non sei l'unica morte che c'è in questa stanza, credo. Mi ero messo dentro sperando di non prendere danno, per quello mi sono fiondato. Ovviamente non sei da sola. In dolce compagnia, credo. Ecco, l'hanno preso. E muori anche tu. Rimane soltanto la cavalcatura? Sì. Che è morta anch'essa. Ora dovrei avere in totale tre cariche. Spero che mi basti per ottenere almeno un oggetto decente. Quindi si torna qui. Si torna qui. Si torna. Era così lontano? Questo mi pare che è Virgo, che a volte ci mette uno scudo a buffo, però non credo sia molto utile, e ci cambia l'effetto delle pillole, però non abbiamo opportunità di ottenere altre pillole, quindi niente. Certo, fare tutta sta strada e fra 3 minuti morire contro Mega Satana sarebbe abbastanza ridicolo. Remote Control lo prendo soltanto perché lo posso riposare, perché non ero sicuro fosse il Remote Control, perché a volte lo confondo con il teletrasporto, anche se in realtà quello del teletrasporto sarebbe stato altamente inutile. Ok, ultimo reroll, e francamente, probabilmente era meglio se prendevo Virgo, direte voi. No, Abele, che è un altro familiare che quindi potrà effettivamente farci un minimo di danno. Perfetto, per modo di dire. Andiamo ad affrontare Mega Satana. Tra l'altro, in caso morissimo, ora che ci penso, noi resuscitiamo qui fuori e possiamo usare Suicide King e quant'altro. Health down, francamente non mi interessa avere health down. Pillola misteriosa che è un speed down. Vabbè. Andiamo a affrontare sto Mega Satana, va, se no mi sta venendo il magone. Isaac contro Mega Satana. Intanto io picco subito la mia. Ecco, ho fatto già una cavolata, perché avevo detto all'inizio run che mi ero accorto di quella specie di bug che se entriamo in una stanza premendo il tasto dello sparo. Avevamo anche il laser. Ecco, l'ho fatto? Nope. Me l'ero dimenticato, forse mi sono abituato troppo bene all'avere l'onnipotenza, come la vogliamo chiamare. Dai, Mega Satana. Muori, morte. Perfetto. Perfetto, insomma, perché sono riuscito a lisciare il cuore.
Allora, Mega Satan è morto, gli abbiamo distrutto le mani, anche se probabilmente continueranno a ricomparire. Super Envy, uno dei peccati capitali penso siano più seccanti. Non difficili, seccanti, sono parole diverse. Tanto noi dovremmo aumentare il nostro danno progressivamente, e siamo già cappati da quel punto di vista, man mano che andavo avanti da fight. E posso sempre giocarmi il... Oh, anche gli angeli. Dai, muori, angioletto. Posso sempre giocarmi il The Chariot nei momenti di necessità. Perché abbiamo comprovato che The Chariot lo possiamo usare mentre possiamo ancora muovere l'anello di Brimstone. Dai. Ok, fase 1 diciamo completata di Mega Satana. Vamos con la fase 2. Ok, adesso dovrebbe esserci molti più proiettili a schermo, però posso... Stavo per dire posso schivarli, ma in realtà non posso. Tanto Mega Satan è morto prima. Fotte cavoli. Ah, molto bello. Quasi catartico, ma adesso completiamo la run. E vediamo quanto abbiamo fatto schifo a livello mondiale. Siamo a livello 11, sono 1300esimo circa, sia per tempismo che per punteggio. E vediamo un pochettino se c'è qualcuno dei miei amici. Tra l'altro, sono curioso di vedere se qualcuno degli amici ha fatto qualcosa. Ha fatto questa. No, sono l'unico. Vabbè. Fa niente. Come al solito, ragazzi, se vi è piaciuto il video, vi invito a mettere mi piace o iscrivervi al canale o comunque contribuire a divulgarlo per il web. E alla prossima. Ciao ciao!